dispiace, preferisco stare in piedi, Lady Bracknell. Voi fumate? Beh, sì, devo ammettere che fumo. Ne sono contenta. Un uomo deve avere pure una qualche occupazione. Ci sono già troppi fannulloni in giro per Londra. Quanti anni avete? 48. È un'ottima età per sposarsi. Ho sempre sostenuto che un uomo che desidera sposarsi debba sapere tutto o niente. Voi cosa sapete? Io... Mi fa piacere saperlo. Disapprovo tutto ciò che possa interferire con la naturale ignoranza. L'ignoranza è come un delicato frutto esotico. Lotto. E perde il suo fascino. Per fortuna in Inghilterra, come d'altronde in tutto il mondo, l'istruzione non produce alcun effetto. La vostra rendita? 7-800 sterline. Terreni o investimenti? Investimenti soprattutto. Ne sono soddisfatta. E ho anche una casa in campagna, con un po' di terreno circostante, circa 1500 acri mi pare. E anche una casa in città, spero. Una fanciulla semplice e spontanea come mia figlia non è certo la più adatta a risiedere in campagna. Naturalmente possiedo anche un appartamento in Peyton Square. Numero? 149. Il lato fuori moda. Lo dicevo io che c'era qualcosa. Comunque si potrà cambiare facilmente. Cosa, la moda o il lato? Entrambi, se necessario. Ma che sciocchezza parlare di matrimonio felice. Una donna può essere felice con qualsiasi uomo. Sono in vita i vostri genitori? Io ho perduti entrambi. Perderne uno, signor Worthing, può essere considerata una disgrazia, ma perderli entrambi è sbadataggine. Chi era vostro padre? Era benestante, evidentemente. Temo di non sapervi rispondere, Lady Bracknell. Vedete, io vi ho detto di aver perso entrambi i miei genitori, ma sarei stato assai più vicino a vero se avessi detto che i miei genitori hanno perso me. Vedete, io non sono chi sono i miei genitori. Sono stato trovato. Trovato? Il compianto. Signor Thomas Garwood, un gentiluomo assai carinevole, mi trovò e mi pose il nome di Worthing proprio perché aveva in quel momento un biglietto di prima classe per quella località in tasca. Worthing è un paesino del Sussex, una deliziosa stazione balneare. E dove vi trovò questo caritatevole signore con il biglietto di prima classe per quella località? Una borsa. In una borsa? Sì, una borsa nera, di cuoio, piuttosto capace, sì, grande. Una borsa con le maniglie, una borsa molto comune. E in quale luogo questo gentile signore rinvenne questa comune borsa con le maniglie? Al deposito bagagli della Victoria Station. Gli fu data per errore al posto della sua. Nel deposito bagagli della Victoria Station? Sulla linea di Brighton. La linea di Brighton è irrilevante. Ma
altre. Signor Brighton. Worthing, Brighton era la località. Va bene, signor Worthing. Confesso di essere alquanto esterrefatta da quanto mi avete rivelato. Essere nato o comunque allevato dentro una borsa, con o senza maniglie, è per me un atto di così grande disprezzo per il decoro familiare, tale da rievocare i peggiori eccessi della Rivoluzione francese. E sappiamo tutti com'è finita. La prego allora, Lady Bracknell, di darmi un consiglio. Lei sa che sarei disposto a qualsiasi cosa pur di realizzare la felicità di sua figlia. Il mio urgente consiglio, signor Walton, è quello di cercare di procurarvi al più presto dei parenti e di compiere uno sforzo deciso onde produrre almeno un genitore dell'uno e dell'altro sesso. Francamente non vedo come potrei farlo questo. Però, certo, posso produrre la borsa in qualunque momento e nella soffitta di casa. Credo che questo dovrebbe bastarle, Lady Bracknell. A me, signore, la cosa non mi riguarda più. Non penserete certo che io e Lord Bracknell ci sogneremmo di consentire alla nostra unica figlia, una fanciulla allevata con la massima cura, di imparentarsi con una borsa abbandonata in un deposito bagagli. Buongiorno, signor Worthing!